Ma ciao piccoli cacciocieli di questo mondo. Ok ragazzi, non ho ancora un intro, però va bene. Oh hi, thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. A parte i miei capelli paiosi, vabbè, la mia felpa fantastica. Ciao a tutti ragazzi, come vi va la vita? A me è uno schifo, però va bene, nel dubbio facciamo video e riprendiamoci. Non dovevo farla questa volta. E come avrete letto dal titolo, questo video è incentrato al mio cacciottiello, al cacciottiello del mio cuore, anche il mio animale domestico. Nuvolina! Quell'essere minuscolo, quella palla di pelo, ed ora l'andremo a svegliare. Lei è Nuvolina. Ho chiesto su Instagram di mandarmi in direct, di scrivere sotto i commenti determinate domande. Sei felice di fare questo video? Quanto cibo mangia Nuvolina ogni giorno? Beh, in teoria non mangia molto, però è obesa comunque. A quanti anni l'hai presa? Lei aveva 2 mesi. Il giorno dopo, era il giorno stesso in cui l'hai presa, le lanciai una pallina in faccia e c'è l'urina a terra. E mia mamma già non la sopporta dal primo giorno. Ma guardate! Ma Nuvolina mangia le mutande? Raga, si sta addormentando. Vive mangiando calzini e mutande. Nel vero senso della parola, mangia calzini e mutande. Perché le ha dato il nome Nuvolina? Dove l'avete presa? L'abbiamo presa, credo, sempre a Napoli, forse. Il nome Nuvolina è nato da mia sorella. Volevo chiamarla Fiocca. Fiocca, fiocca di neve. Mia sorella invece se ne uscì. Ma perché non la chiamiamo Nuvolina come il cane? L'unico cane bianco della carica di 101. E io lì ero tipo, dai, chiamiamola Fiocca, poi mi convinci, non so il perché, ma va bene. Perché Nuvolina è così carina? Perché è il mio cane. Nuvolina ha mai leccato i piedi? Nuvolina lecca tutto. Ok. Quanti anni ha Nuvolina? Dovrebbe farli 12 ottobre ed è del 2008. Nuvolina che razza è? Nuvolina è un barboncino toy. Dato il suo pelo che è peggio del mio. Cioè ragazzi, guardate, siamo proprio parentate. Sembra più un maltese. Allora, se leggo le domande così perché mi scoccio di vedere il telefono. Io non ho capito una cosa, ma Nuvolina perché non è più a casa tua, ma sta a casa mia? Che Nuvolina fa molto come le guai, cioè fa pipì a terra, fa cacca a terra, mangia le mutande, come vi ho detto, i calzini e roba del genere. Siccome mia mamma non l'ha più sopportata, era tipo un anno che facciamo scambio con mia nonna, cioè che Nuvolina l'accompagniamo da mia nonna e resta da mia nonna ogni tanto. Passa più tempo da mia nonna anziché da me. Prima di avere Nuvolina hai avuto altri animali oltre lei? Sì ragazzi, abbiamo preso delle tartarughe. E le tartarughine sono morte essiccate. Abbiamo avuto un criceto che abbiamo chiamato Ratatouille. Abbiamo dovuto regalarlo perché praticamente prima di prendere Nuvolina prendiamo un altro cane. Però in teoria non era proprio il nostro cane. E poi lei. Le domande sono finite. C'erano tante domande da dire su Nuvolina. Sì, spero che questo video vi sia piaciuto. E niente ragazzi, se seguite non mettete like. Ciao, che c'è? Fra. Ciao, baby. Basta, basta, basta.